trovati. Il focus di oggi è sulla violenza ostetrica, un fenomeno che consiste in un insieme di azioni, di omissioni, di aspettative nei confronti delle donne subito prima, durante e dopo il parto. Un fenomeno di cui si torna a parlare ciclicamente ogni qualvolta un fatto di cronaca lo imponga. Lo scorso gennaio un neonato è morto all'ospedale Pertini perché soffocato dalla mamma che lo stava allattando e che si è addormentata nell'allattarlo dopo 17 ore di travaglio. Indipendentemente dal caso specifico, è importante parlare di questo tema ancora troppo poco conosciuto. Noi l'abbiamo fatto intervistando due blogger, influencer, Francesca Fiore del blog Mamma di Merda e Francesca Bubba, attivista proprio sui social. Con loro abbiamo parlato di quanto ci sia di scientifico nella pratica del rooming in, di quanto invece ci sia di culturale, delle aspettative sulle madri in tutte le fasi della crescita dei figli e su quanto la narrazione di una maternità più vicina alla realtà potrebbe aiutare a superare questo problema. La nostra pagina Mamma di Merda è nata nel 2016. Inizialmente era veramente un modo per narrare in maniera diversa rispetto a quanto veniva fatto fino a quel momento la figura della madre, che è investita da una serie di aspettative da parte della società. E per società intendo chiunque, anche i nostri stessi genitori, i nostri compagni, anche noi stesse abbiamo delle aspettative irrealistiche su che cosa significhi diventare madre. In particolare, opinione comune è che più ti sacrifichi e più sei una madre migliore, no? Migliore sei come madre. Ecco, questa è la narrazione dalla quale noi vogliamo rifuggire. Intanto perché ci investe proprio di una serie di aspettative che sono non solo irrealistiche, ma anche dannose. Perché la donna, quando diventa madre, non è che diventi una supereroina. Noi siamo in una fase sociale, in una fase di transizione, no? La figura femminile è passata dall'essere una casalinga e quindi occuparsi interamente della gestione della famiglia e dei figli, all'essere una donna emancipata, che quindi studia, che ha una carriera. Ecco, in questo momento noi siamo in mezzo e siamo ancora. Ci si aspetta ancora da noi che facciamo tutto quello che facevamo prima, ma contemporaneamente che anche no, lavoriamo, eccetera, eccetera. Quindi è tanto, è troppo probabilmente. Quindi da qui, ecco, la nostra modalità è sempre stata molto ironica, no? Quasi satirica anche e comica, perché questa è la nostra chiave comunicativa, il modo che abbiamo di scrivere. Però in realtà sotto c'è una forte critica sociale. E quello che è successo, come poi succede sempre, è che le tantissime donne abbiano voluto raccontare sui social spontaneamente la propria esperienza per dire sì, effettivamente questa cosa è successa anche a me, questa cosa non è accettabile. Sì. Il caso di cronaca, che poi appunto non sappiamo che sviluppi avrà, è stato veramente una miccia che ha incendiato i social, perché ricordiamoci sempre che sui social ci sono persone vere, ci sono persone reali che usano la parola come mezzo. La violenza ostetrica è molto sottile, nel senso che tantissime donne che l'hanno subita non la riconoscono nemmeno, no? Perché non ha una definizione. Non c'è un reato o delle sanzioni, no? Se qualcuno abusa del proprio potere in un momento in cui la donna è estremamente fragile e debole. Che cosa è successo? È stata una sorta di Me Too del parto. Quindi tutte le donne che si sono o rese conto in quel momento oppure lo sapevano già, hanno cominciato a raccontare tutto quello che hanno subito in una fase. Insomma, intorno al parto, non solo proprio la fase del parto, ma anche subito prima e subito dopo. Perché quello che succede purtroppo nei nostri ospedali, spesso, ma non sempre, ci tengo a dirlo, mi sembra superfluo dirlo, però ovviamente ci sono
professioniste e professionisti, da ostetriche, puericultrici, infermiere, che fanno egregiamente il loro lavoro con molta umanità, e meno male che ci sono, però purtroppo ci sono anche altre figure professionali che in nome di una loro teoria legata alla maternità, che rispecchia moltissimo quello che dicevamo prima, ovvero la donna si deve sacrificare, il parto è una cosa naturale, lo fanno tutte da sempre, quindi non ti lamentare, hai voluto la bicicletta, ora pedali, fa male, lo so, ma fa male a tutte da sempre, quindi stai zitta e fai quello che ti dico, oppure manco te lo dico, te lo faccio direttamente. Noi donne arriviamo al parto anche noi cariche di aspettative, no? Abbiamo, magari ci siamo informate, abbiamo idealizzato quello che pensiamo che possa succedere, che ne so, poi invece arrivi in sala parto e ti devono fare un cesareo d'urgenza dopo 3 giorni di travaglio ed ecco che già ti crolla, no? Un po' il palco. In più, se trovi dei professionisti che non ti accolgono, non ti spiegano, ti trattano come se fossi veramente solo un pezzettino di carne, senza rendersi conto che in quel momento tu sei anche impaurita, vulnerabile, e che poi soprattutto si aspettano da te che immediatamente dopo il parto tu torni in pista, no? Perché sei una donna, quindi devi essere forte, guai a te se hai un momento di debolezza, no? E questo neonato del quale tu ti devi prendere cura immediatamente, non importa come sia andato il tuo parto, puoi anche aver avuto un cesareo, che ricordiamo è un'operazione chirurgica, dopo qualsiasi operazione chirurgica chiunque sta a riposo, mentre la donna che ha partorito no, e quindi ti lasciano questi bambini nelle stanze. Il rooming in non è, in realtà è una pratica positiva se però viene portata avanti con un po' di criterio, ovvero se la donna chiede che il bambino venga tenuto al nido per poter riposare, spesso le viene risposto no, perché altrimenti non imposti bene l'allattamento, altrimenti non riesci a legare con tuo figlio, poi che cosa pensi, che quando arriverai a casa sarà così, è meglio che ti abitui subito. Queste sono le risposte che vanno per la maggiore, no? Che vengono date alle donne, e ne abbiamo veramente raccolte migliaia. Noi siamo giorni che leggiamo migliaia di testimonianze che ci arrivano in privato, in pubblico, via mail, ovunque. Ecco, non è possibile che si sia ancora ancorati a questo modello, no? Che poi vogliamo capire anche quanto abbia veramente di scientifico. Cosa c'è veramente di scientifico e cosa c'è di ideologico dietro questo modello? Perché il fatto che io mi dorma 6 ore e che mio figlio venga accudito al nido, non credo proprio che andrà a detrimento del rapporto con mio figlio, anzi eventualmente io sarò poi più riposata per potermene occupare meglio. Se tu invece mi obblighi, in un momento in cui io non ce la faccio, a prendermi cura di un neonato, è più facile che invece io poi mi frustri o abbia delle depressioni postpartum o abbia un rifiuto. Quindi, cioè, anche a livello scientifico ci chiediamo dove sia suffragata questa ideologia. Non ci fermiamo sull'evento di cronaca, ma sul fenomeno in generale del quale si è tornati a parlare, cioè quello della violenza ostetrica. Ed è una condizione che molte madri hanno voluto condividere, episodi singoli che, se uniti insieme, creano un racconto che è un po' lo specchio del nostro paese. Guarda, gli spazi dedicati alla maternità, che è un po' quello che è emerso da tutte queste testimonianze, che un coacervo di testimonianze drammatiche, tutte diverse, ma tutte tenute insieme dallo stesso sistemico filo visibile che è appunto la violenza ostetrica. Come dicevo, gli spazi dedicati alla maternità sono proprio all'insegna di narrazioni che romanticizzano il sacrificio. E da qui poi nasce tutto il discorso del dolore santificato, dolore normalizzato. Ecco, del dolore del parto si parla come un dolore che si dimentica, un dolore che te lo scordi, quindi alla fine che importa se soffri? La violenza ostetrica però ha matrici ben antecedenti al parto, perché se ci pensiamo, anche la responsabile dei ritardi diagnostici nel caso di vulvodinia o endometriosi, cioè alla base
c'è sempre il fatto che il dolore materno, o più in generale il dolore femminile, è quasi come se fosse una tappa normale, normalizzata e addirittura romanticizzata del percorso di vita della donna. Il risultato è che si attribuisce al dolore una potenza che emancipa addirittura dalle forme di controllo della medicalizzazione. Qui sto citando proprio una delle riviste dedicate alle famiglie, alle madri più famosa italiana. Il parto doloroso oggi è quindi addirittura preferibile, tutto questo per via della concezione dilagante che sospinge il congiungere esclusivo della madre e il fenomeno biologico romanticamente sofferente. In soldoni, secondo me, è questo. Ecco, perché parlare di maternità e perché creare un attivismo riguardo il tema della maternità? Cosa si può ottenere affrontando questi temi? Dunque, secondo me l'urgenza è proprio da riconoscere nella necessità di un cambiamento culturale che sradichi un po', no, la maternità dal substrato di stereotipi e dolore. I tempi però, diciamo che questo cambiamento necessita di tempi di gestazione lunghissimi, per cui io credo che nel frattempo occorra anche una mossa reale e concreta. Sto pensando a una proposta di legge proprio volta a regolamentare gli spazi dedicati alla maternità, che vada a toccare punti come violenza ostetrica, illeciti di alcune consulenti, gestione del roaming in, di cui tanto si sta parlando in questi giorni, i parti in casa non regolamentati, reticenza del personale sanitario nei confronti di epidurale e cesareo e gestione di travaglio, degenza e addirittura lutto perinatale, che è un altro tema sommerso, no, di tutte queste declinazioni. Ecco, secondo me è necessario scardinare e decostruire nel frattempo tutti i giorni l'impalcatura costruita sui corpi delle donne e più nello specifico delle madri, e soprattutto scardinare l'equazione sacrificio-amore in nome proprio della visione romantica della madre abnegante e sofferente, che invece di amore non ha davvero nulla. E c'è la questione culturale per cui il sacrificio, il dolore viene proposto quasi come qualcosa di necessario, e dall'altro lato c'è anche un problema di formazione, cioè il personale medico e infermieristico non riceve una formazione riguardo quello che in questo momento è lasciato al tatto del singolo, cioè come rivolgersi a una donna nel momento in cui si ricovera, mentre partorisce e dopo. Ed è esattamente per questo che occorrono delle misure che non lasciano margine di libera interpretazione. E come giustamente dicevi, il problema è proprio il fatto che ci si appella molto spesso al buon senso, all'etica personale. C'è scappato il morto questa volta, ma già da prima avremmo dovuto capirlo che non basta più appellarsi all'etica personale, che non è sufficiente quando si tratta di un meccanismo così complesso che è gestire e accogliere una nuova vita e soprattutto un parto. Caspita, il parto è un'operazione complessa. Nessuno mai chiederebbe a una persona dopo un'operazione, che ne so, qualunque altra operazione, proprio chirurgicamente parlando, di mettersi alla guida di un'auto, di una moto. Però per qualche assurda ragione è scontato, addirittura consigliato, che dopo un parto una persona riesca, senza dormire, probabilmente stando ancora fisicamente male, a badare a una creatura delicatissima e complessa come un neonato. È per quello che la mal gestione del roaming in è anche direttamente collegata a tutto questo discorso, perché se le visite sono sempre più dilatate, se si registrano tutti questi casi di malasanità, non è imputabile solo alla carenza di personale, che certamente è un problema reale, ma anche proprio alla concezione di cui gli operatori sanitari non sono immuni, per cui il corpo della madre è supremo, la supremazia della sapienza della mamma, che sa fare tutto, sa già fare tutto e non ha bisogno di nient'altro se non del suo istinto materno. Qual è il consiglio? Cosa può fare adesso una donna che approccia la maternità o che l'ha già vissuta? Allora, io evito proprio di rivolgermi alle madri in questo caso, perché si
potrebbe correre il rischio di una comunicazione responsabilizzante, estremamente responsabilizzante nei confronti di chi in questo momento per me è vittima di atteggiamenti e proprio di veri e propri illeciti. Mi rivolgerei più che altro al personale sanitario, alle ostetriche, che votate ancora a questa forma di maternità ancestrale che invisibilizza le donne, che, dicendo alle donne che le emancipa, in realtà le imprigiona in un substrato, in una inedita forma di asservimento. Mi rivolgerei a loro e direi che, ecco, probabilmente occorre una regolamentazione, soprattutto scardinare, ecco, un po' di stereotipi che loro stesse hanno perpetuato, perché un esempio di allattare sdraiate, ce l'hanno detto loro, non è responsabilità delle madri, le mamme semplicemente si affidano a chi viene pagato per sostenerle, a chi si professa e si fregia di una professionalità, delle competenze evidentemente ancora troppo, troppo immerse in una cultura forse religiosa, non so di che tipo di matrice, ma sicuramente di una maternità totalizzante e intensiva che non fa bene né ai bambini né alle madri. Grazie, grazie Francesca Bubba di essere stata con noi. Grazie a voi. E per chi fosse interessato ad approfondire il tema online sui social è possibile trovare moltissime testimonianze spontanee di donne che raccontano i loro casi di violenza ostetrica ed è ancora possibile firmare la petizione lanciata da Mamma Chat che chiede un'assistenza H24 per le donne ricoverate nei reparti di maternità. L'appuntamento col prossimo focus è su Teleambiente.